Ciao amici, da due politici brasiliani che si affrontano su un ring per risolvere i loro problemi, a un maestro di arti marziali che conduce il suo combattimento alla Gangnam Style. Ecco alcuni momenti divertenti che hanno segnato lo sport nel corso di questi ultimi anni. Dopo aver disputato una partita con la sua squadra, Weston McKennie, il centrocampista della Juventus, stava per rispondere alle domande di un giornalista, ma non si aspettava che il giornalista gli facesse la domanda in italiano. Guarda la reazione del calciatore americano che è smarrito davanti alla telecamera, ma fortunatamente per lui il giornalista capiva l'inglese e ha finito per tradurre la sua domanda. Tuttavia il suo sguardo sbalordito lo ha reso una star dei social network. Ci ricorderemo a lungo della sua divertente reazione. Simão Peixoto è il sindaco di Borba, un comune dello stato di Amazonas in Brasile. Benché il suo obiettivo principale consista nel migliorare l'immagine della sua città, quest'uomo ha tuttavia dovuto far fronte alle critiche di un ex consigliere comunale. Quello che gli rimproverava quest'uomo riguardava la gestione di una stazione balneare, che è considerata come la principale attrazione turistica del comune. Il sindaco non gestiva verosimilmente abbastanza bene questa stazione e per coronare il tutto è stato persino minacciato di ricevere una bella lezione da questo ex consigliere, ma il sindaco non si è lasciato intimidire e ha persino risposto che fosse pronto a risolvere questa controversia con lui su un ring, cosa che è finita per succedere. I due uomini si sono quindi ritrovati sul ring in presenza di un arbitro e dei tifosi, ovviamente. Il sindaco ha finito per vincere questo combattimento di arti marziali miste in 3 riprese, nonostante qualche colpo dato dal suo avversario. Tuttavia possiamo vedere alla fine che è piuttosto in forma. Sembra persino di aver dimenticato questa controversia, visto che saluta l'ex consigliere comunale con un bel abbraccio. Tutto è bene quel che finisce bene, ma si dà il caso che la vera ragione che si nascondesse dietro a questo combattimento fosse tutt'altra. Ma come? Beh, secondo il sindaco di Borba, questo combattimento era in realtà un modo per promuovere lo sport. Quindi, ecco una buona maniera per fare pubblicità all'attività fisica, ma comunque sia, questo non è stato di gradimento a tutti, e questo combattimento è valso al sindaco, così come al suo avversario, alcune critiche da parte del pubblico, che ha rimproverato ai due politici di aver reso la politica un combattimento da gabbia. Cosa ne pensi? Durante la Coppa America 2021 Neymar stava ancora giocando una partita contro la nazionale argentina che sperava di battere, ma a un certo punto questo sogno è sembrato vicino all'utopia per il povero calciatore quando si è ritrovato seduto sul campo per essere stato spinto, probabilmente, da un giocatore argentino. Guardalo mentre sta protestando e chiedendo spiegazioni per questa nuova caduta che va ad aggiungersi al suo palmarès già ben noto. Ha finito comunque per rialzarsi, sicuramente senza che se ne fosse reso conto, da un altro giocatore della squadra avversaria. Cosa che lo ha reso lo zimbello di tutti sul campo e davanti a milioni di spettatori che seguivano la partita in diretta. Guarda questa scena insolita. Secondo me questo gli avrà insegnato d'ora in poi a ridurre un po' le sue cadute sul campo. Durante una partita di basket, il giocatore americano Trae Young ha preso il pallone e si è lanciato verso il canestro della squadra avversaria per tirare e migliorare così il punteggio della sua squadra. Ma mentre stava per lanciare il pallone, si è bruscamente ritrovato faccia a terra. Guarda com'è successo questo. Il giocatore è stato sorpreso dal giocatore di basket Dwight Howard, che gli correva dietro, un po' troppo veloce per non poter frenare in tempo. Ma Trae Young si è presto ripreso e ha iniziato a fare flessioni sul campo, mascherando con questi movimenti questa caduta imbarazzante che aveva appena subito. Ciao ciao pallone e i punti anche. Ma Trae Young ha finito per rialzarsi e ha proseguito la partita con la speranza di fare altri tiri. Eppure, quello che è sicuro è che questo giocatore sia riuscito a colpire nel segno, grazie alla sua reazione notevole. Durante un incontro, questo pugile era, come possiamo vedere, desideroso di sconfiggere il suo avversario, ma nonostante il suo entusiasmo, questo combattente avrà sentito che qualcosa non andasse più a livello del suo piede destro. Tuttavia, ha ignorato questo disagio improvviso e ha proseguito l'incontro, riuscendo a schivare colpi e a metterne a segno altri, cosa che ha accentuato ancor di più il suo malessere a livello del suo piede, che ha finito per rimanere senza scarpa. Eh sì, questo povero pugile ha perso la sua scarpa in pieno incontro di box, scatenando da qui una risata tra i commentatori. Guarda, credi che questo abbia infastidito il pugile? Niente affatto, o perlomeno non ha lasciato mostrare nulla e ha proseguito il suo incontro dopo che gli sia stata consegnata la sua scarpa persa, come se niente fosse. Invece, il video di questo momento insolito è stato così ampiamente visualizzato che questo pugile ha finito per diventare virale, suo malgrado.
Il calciatore colombiano Jerry Mina è decisamente famoso per i suoi passi di danza che si diverte a fare sul campo dopo aver segnato un gol. Durante la partita dei quarti di finale che opponeva la Colombia all'Uruguay, il difensore del club inglese Everton sperava ovviamente di vincere con i suoi compagni questa partita decisiva per qualificarsi in semifinale e vincere forse la coppa tanto sognata dalle squadre, solo che la partita è risultata un po' difficile da disputare ed è finita con la prova dei calci di rigore. Guarda come Jerry Mina si prepara a segnare per la sua squadra. Eccolo che tira, e hop, il pallone entra nella rete del portiere uruguaiano. Per celebrare questo gol, Jerry Mina si è lanciato in una delle sue famose danze, non senza fare questo gesto comico con il dito. Se la sua danza e i suoi movimenti hanno divertito gli internauti, non hanno mancato di irritare alcuni, tra i quali calciatori come Messi, che non ha esitato a prendere in giro il giocatore colombiano dopo che ha sbagliato il suo rigore nella prova dei calci di rigore durante la partita Argentina-Colombia. Nonostante questi commenti poco lusinghieri, questo non impedirà a Jerry Mina di continuare a ballare sul campo. Beh, ognuno ha il suo modo di celebrare i suoi gol, però anche se non ha vinto la coppa con la sua squadra quest'anno, Jerry Mina è comunque diventato una star del web grazie alla sua danza. Ora guarda questo istruttore di arti marziali che a quanto pare si sta concentrando davanti al suo avversario. A priori spera di non ricevere un duro colpo, ma il suo avversario si avvicina sempre più, sta per dargli un bel colpo. Allora cosa fa questo istruttore? Guarda, esilarante, non trovi? Dopo aver ingannato il suo avversario, lo ha preso alla sprovvista, facendo qualche passo sul ritmo di Gangnam Style, prima di dargli un bel colpo laddove non si dovrebbe. Dopodiché si è ritirato facendo il clown per il grande divertimento degli altri. Tuttavia ha dovuto presto pentirsi per quel momento di divertimento, vedendo il suo compagno per terra, travolto dal dolore. Non sarebbe sorprendente che quest'ultimo si sia arrabbiato contro di lui, ma comunque sia, l'istruttore ha sicuramente fatto pace con il suo compagno e ha forse già dimenticato questa storia. Tuttavia, grazie a questa dimostrazione che non somiglia alle altre, quest'uomo è ampiamente diventato virale su internet. Il giocatore americano di basket Dwight Howard, il quale gioca oggi con i Los Angeles Lakers, disputava una partita contro la sua ex squadra, i Philadelphia 76ers. Una partita come qualsiasi altra, mi dirai. Sì, ma mentre aveva appena raggiunto la zona sensibile per provare a salvare il canestro della sua squadra contro un tiro della squadra avversaria, il suo pantaloncino si è strappato. Guarda un po' com'è andata. Il giocatore che teneva il suo pantaloncino lo ha trattenuto così forte che l'indumento si è strappato. Davanti a questa situazione imbarazzante, Dwight Howard non ha potuto fare nulla e si è accontentato molto semplicemente di mostrare il suo pantaloncino strappato. Di sicuro ha potuto attirare l'attenzione su quello che gli era appena successo, ovviamente, ma di contro l'ex giocatore dei Philadelphia è stato sanzionato per fallo tecnico. Come se non bastasse, non aveva soltanto appena vissuto un momento imbarazzante e praticamente umiliante sul parquet, ma bisognava anche aggiungere questo fallo. Quello che lo ha potuto tuttavia rassicurare e ha potuto ridurre un po' il suo imbarazzo è il pantalone che indossava sotto al pantaloncino. Fortunatamente per lui, perché non sappiamo a cosa sarebbe somigliata la reazione dei giocatori. Eh sì, quel giorno Dwight Howard è passato per un giocatore molto sfortunato, ma questa sequenza, diventata virale su internet e sui social, lo ha reso lo zimbello di questa partita. Povero Dwight. Ora ecco un giovane lottatore che sta per condurre un combattimento che spera di vincere con tutte le sue forze, ma appunto non avrà nemmeno bisogno di utilizzare la forza in questo combattimento. Come? Guarda per capire. Si può pensare che non abbia nemmeno messo le mani addosso al suo avversario. Tutto quello che fa è un semplice gesto con le mani verso il suo avversario, che si è allora gettato all'indietro come spinto da qualche forza magica, incredibile. Ma per il giovane lottatore tutto quello che contava era aver vinto l'incontro. E sì, aveva appena vinto l'incontro più meraviglioso e breve della storia della lotta. Ma aspetta ragazzo, non cantar vittoria troppo presto. Infatti possiamo vedere l'arbitro correre e segnalare probabilmente un fallo nei confronti del presunto vincitore. Che peccato. Beh, il giovane lottatore avrà sicuramente dovuto riprendere il combattimento contro il suo avversario, se quest'ultimo ha finito per rialzarsi ovviamente, e dimenticare questo presunto fallo. E anche se non avesse vinto questo combattimento, avrebbe guadagnato un grandissimo numero di visualizzazioni su internet. Il suo video è stato ampiamente visualizzato sul web e alcuni internauti si sono persino divertiti a sostenere che il giovane lottatore avrebbe fatto ricorso alla famosa tecnica del Kamehameha, l'attacco di Goku nel famoso manga Dragon Ball. Durante i Pan American Championship di Jiu-Jitsu del 2019, la giovane atleta brasiliana Maissa Bastos stava per disputare un incontro, disposta a tutto per una bella vittoria, solo che aveva come avversaria l'italiana Serena Gabrielli, un'altra atleta famosa del mondo del Jiu-Jitsu. Beh, non sarebbe stato facile per lei far fronte alla Gabrielli, ma con un impegno, una calma che possiamo benissimo osservare nel video, Maissa Bastos riusciva a controllare bene il gioco. Ha avuto la meglio del suo kimono, che si è aperto per lasciare scoprire il suo busto. Un piccolo momento molto
molto imbarazzante per la sportiva brasiliana. È successo nel 2019, come abbiamo detto, e la ragazza ha senza dubbio già dimenticato quel momento sconcertante, ma le sue foto scattate durante questa partita continuano ancora a circolare sul web, quindi difficile per lei disfarsi da questo imbarazzo per sempre. Hai appena visto una compilation dei momenti divertenti e imbarazzanti nello sport? Dimmi quale di questi momenti ti ha divertito di più. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!